festa di San Giovanni Terestis, dopo tanto tempo ritorna a questo monastero. Io sono felice di essere qua perché oltre a un posto dello spirito è un posto che abbiamo visto risorgere dopo tanti anni. Venivamo qua quando eravamo ragazzini con padre Nilo, che 40-50 anni fa probabilmente, anzi 50 anni fa sicuramente. E vedere la resurrezione di questo posto è commovente. Perché lei ricorda, ritorna indietro di 50 anni. Ma voglio dire una cosa a proposito di commozione: quando dopo 4 anni di chiusura circa per questi lavori che sono stati fatti ed è stata riaperta la chiesa alcuni mesi fa, io ho provato veramente un'intensa commozione, a me mi scappavano lacrime perché vedere rinascere questo posto è splendido. Poi ieri durante il seminario che si è svolto a Bivongi nella sala consiliare sono stati spiegate tutti i lavori di restauro che ha fatto la sovrintendenza. È stato accolto, possiamo dire, quello che era l'appello di Paolo Orsi quando nel 1912, nel marzo 1912, fece un appello perché si salvasse veramente un gingillo del genere, che ricordiamo che è un gingillo arabo, bizantino, normanno. Diciamo che sono passati soltanto 108 anni più o meno, però ce l'ha fatta Paolo Orsi a salvare questo monumento. Quest'anno c'è stata una massiccia presenza di pellegrini, quindi si vede che padre Giustin prega e sa dirigere questo nostro monastero di San Giovanni Terestis. Sì, la vita di monaco deve essere preghiera, ma io penso che quello che fa divenire la gente in monastero sono santi che hanno vissuto qui e sacrifici di padre Cosmas e di altri che sono stati prima di me in questo monastero. Loro sono, le loro preghiere sono quello che fanno la gente che vengono in monastero. Ecco, come dicevamo col vicario, San Giovanni è tenuto in considerazione perché pochi giorni fa c'è stata la visita di un metropolita russo che è venuto a pregare qui a San Giovanni, e a San Giovanni Terestis il nuovo anche di stilo sulle reliquie dei nostri santi che voi custodite, santi che voi custodite. Sì, come avete visto anche oggi in tempo della liturgia, siamo stati insieme, abbiamo pregato insieme anche noi romeni ortodossi, italiani ortodossi, anche russi e belorussi, altre nazioni, penso che anche greci ci sono, non lo so, erano in monastero. Questo significa che diaspora ortodossa fa una sola nazione parlando di ortodossia della Chiesa, perché come ho detto anche oggi, avanti a Dio non ci sono italiani o romeni o russi o greci, siamo tutti figli di Dio, tutti siamo cristiani. Sì, sono ben lieto di venire a condividere con questi nostri fratelli la stessa fede cristiana, ed è bello celebrare il mistero della morte e della risurrezione del Signore. È bello vedere anche tante parrocchie che sono presenti in Calabria, romene, che appunto condividono questo momento con uno dei vescovi ausiliari che è presente oggi qui in mezzo a noi. In questi giorni abbiamo studiato, abbiamo percepito la bellezza anche dei nostri luoghi ed è bello sentire risuonare tra i nostri monti questi canti che ci ricordano come l'uomo da sempre è alla ricerca di Dio, e questa ricerca di Dio diventa possibile anche oggi qui, partendo proprio dalla bellezza dei nostri luoghi. Ecco, ricordiamo ultimamente la presenza anche del metropolita russo che ha celebrato nella chiesa di San Giovanni Terestis, ha ringraziato il vescovo Oliva per il permesso che ha dato, ma ricordiamo anche che Don Enzo è molto sensibile a questa comunità, perché se guardiamo la nostra chiesa, la chiesa di San Giovanni Battista Decollato, Don Enzo ha prodotto una bella icona sul vetro di San Giovanni Terestis.
Sì, è stata voluta anche nella nostra chiesa, appunto perché il santo che noi veneriamo in questi giorni è un santo che ancora oggi parla alla nostra realtà. È stato un santo molto attento ai contadini, ai poveri, ai sofferenti. Ha saputo anche attraverso il grande miracolo che tutti ricordiamo far capire che Dio è provvidenza e che nella vita non bisogna disperarsi, perché è Lui il vero mietitore, è colui che appunto ci fa raccogliere i frutti se seminiamo bene nella nostra vita.